ci hanno raggiunto in studio Corradino Mineo, ben trovato, bentornato a Tagadà. L'onorevole Michele Dell'Orco, Movimento 5 Stelle, sottosegretario alle infrastrutture, ben trovato. Grazie per l'invito. E è rimasto con noi Borgonovo e lo ringrazio per questo. E in collegamento da Moncalieri c'è Luca Mercalli, il nostro meteorologo preferito. Ben trovato Mercalli, come sta? Buon pomeriggio a tutti voi, sono nell'osservatorio storico di Moncalieri. Allora, guardi Mercalli, le faccio subito vedere perché noi abbiamo fatto un giro nel Bellunese oggi, proprio qualche ora fa, le faccio vedere quello che abbiamo trovato con Laura Eduati e poi lo commentiamo insieme, vediamo un po'. Liberata due giorni fa, siamo attualmente senza luce e senza acqua. L'acqua noi praticamente che arriva dalla fonte la dobbiamo bollire perché viene marrone, perciò siamo senza acqua e siamo su una situazione sempre di emergenza. Rispetto agli altri, noi qui abbiamo sempre la paura che qualche pianta venga ancora giù. Hanno iniziato a tremarmi le gambe. Avevo fin un senso di nausea, di vuoto al cuore, perché tutte le emozioni che vivi crescendo in un bosco così, le passeggiate anche con mia figlia, il profumo dei fiori, del muschio, degli alberi, è come, diceva mia mamma, è come se fosse stato spazzato via anche un pezzo del nostro cuore. Per fortuna è arrivata la luce dopo quattro giorni, quattro mi sembra, perché hanno portato il generatore e quindi ci ha dato sollievo, perché poi con le pile alla sera e le giornate lunghe e il buio e l'accidente e non saper niente nel mondo cosa succedeva, per noi era un problema. Quindi scusi, lei non può prendere l'acqua da qui perché l'acqua non esce più? No, in questo momento tutto l'acquedotto della Val Pitorina, che era quello che fornisce praticamente tutta la zona e che proveniva dalla Marmolada, è stato completamente sradicato. Ma lei consiglia a un ragazzo giovane di rimanere qua? Beh, insomma, se ha la casa, sa, non è facile. Anche nelle città succede, ha visto giù in Sicilia? Dappertutto. Dappertutto succede così. No. Immediatamente lavorare per ripristinare tutti i locali dove è sceso del fango, acqua. Noi abbiamo avuto 2 metri d'acqua, 2 metri, 2 metri e mezzo d'acqua e tanto fango che stiamo portando via. Questa stagione è andata. Sarebbe la fine di tutti qua se non riusciamo a fare la stagione invernale. Mercalli, riparto da lei, no? Perché leggevo anche oggi, lei ha scritto dell'inferno d'acqua. Di che cosa stiamo parlando? Protagonista assoluta di questi giorni è l'acqua, no? L'acqua, sicuramente, l'acqua della pioggia, l'acqua delle mareggiate intense su tutte le nostre coste e poi ovviamente anche il vento. Ma stiamo parlando di eventi estremi meteorologici che periodicamente flagellano l'Italia. Non pensiamo che questo sia un unicum, qualcosa di assolutamente eccezionale. La storia italiana è piena di eventi di questo genere nei secoli passati e ricordiamo che quello più simile, analogo a ciò che abbiamo appena vissuto è quello esattamente di 52 anni fa, 4 novembre 1966, la gigantesca alluvione che interessò Firenze e poi tutto il bacino dell'Adige, esattamente come oggi, il Piave e la famosa acqua alta di Venezia, la più alta nella serie delle misure. Quindi abbiamo dei fenomeni meteorologici di questa portata anche al di fuori dei problemi di cambiamento climatico recenti. Semmai i cambiamenti climatici oggi non fanno altro che amplificare, che aumentare forse di frequenza o di intensità, ma non sappiamo di quanto, quindi è giusto preoccuparsi del cambiamento climatico, che c'è soprattutto per l'aumento della temperatura,
ma per quanto riguarda i fenomeni meteorologici intensi, la pioggia abbondante, ecco, il vento quanto forte... Ecco, quanto abbondante, Mercalli? Mi aiuti a quantificare. Ma abbiamo avuto nelle zone della Carnia anche 800 mm di pioggia in tre giorni, vuol dire quasi un metro d'acqua in tre giorni. È la quantità di acqua che cade in una città della pianura padana normalmente in un anno. Però sono zone che comunque hanno già vissuto, anche nel 66 i valori furono attorno a 750 mm, quindi possiamo dire a seconda delle zone comparabili. Ricordiamo che nel 66 non c'erano le previsioni meteorologiche così affidabili come oggi e il bilancio delle vittime fu molto maggiore, si contarono oltre 70 morti solo tra Firenze e l'Alto Adige. Quest'anno fortunatamente il bilancio è un po' inferiore in episodi diversi, perché per esempio quello della Sicilia di ieri è un'altra cosa, episodio, no? Disgiunto, non appartiene alla stessa perturbazione, è un'altra cosa, con in più i problemi di aver costruito nell'alveo, certo, e quindi con una maggiore esposizione al pericolo, mentre l'estensione enorme che ha colpito le Dolomiti ha provocato danni che ci sarebbero stati anche in un paese organizzatissimo come l'Austria o la Germania, cioè era inevitabile che con questa intensità di vento e di pioggia ci fossero allagamenti, frane e i boschi devastati. Quello che voglio dire è che in futuro questi eventi certamente non faranno che aumentare, perché l'aumento di temperatura globale rende l'atmosfera più energetica, con maggiori quantità di acqua evaporabile lei, dai lei mari. Lei ha detto l'acqua sicuramente protagonista. Non andremo certo a ridurli. Lei ha detto l'acqua sicuramente protagonista insieme al vento, che è arrivato a soffiare a che velocità? Nelle zone alpine della Carnia, in alcune zone dell'Alto Adige e del Trentino, si sono toccate delle velocità tra i 120 e i 180 km orari. Su alcune vette si è arrivati a 200 km orari. Mamma mia. Le chiedo, i prossimi giorni, siccome ancora mentre noi parliamo c'è un allarme, no? Un'allerta, credo, arancione in diverse regioni d'Italia, cosa ci dobbiamo aspettare, Mercalli? Ancora una settimana sostanzialmente di pioggia, molto meno intensa, cioè non abbiamo in questa settimana degli episodi con delle piogge torrenziali a rischio, ma il problema qual è? È che i suoli sono già completamente saturi, sono delle spugne imbevute acqua, quindi anche delle piogge non così intense come quelle della settimana scorsa, purtroppo hanno ancora la possibilità di infierire con delle frane e con degli allagamenti locali, ecco perché dobbiamo ancora tenere elevata la vigilanza. Professor Mercalli, grazie per essere stato con noi, grazie davvero, so che ha un impegno, quindi la libero. Allora, Alessio? Laura Eduati ci ha fatto vedere le immagini drammatiche del Veneto. Il Veneto è in apertura sui siti in questo momento, una notizia positiva per quanto possibile, boom di volontari per ricostruire, il governatore Luca Zaia, impianti di sci aperti a dicembre, e queste sono le immagini. Allora, tra le varie cose che si sono dette in questi giorni, una delle cose che è stata detta, Mineo l'ha detta a Salvini. Sì. E, per esempio, parlando di quegli alberi, ha detto, beh, questo è il risultato dell'ambientalismo da salotto. A me pare che gli ambientalisti non c'entrino proprio nulla. Semmai si può dire loro che hanno denunciato negli ultimi 30 anni in modo incostante, in modo spesso non convincente. Non è un caso che un partito ambientalista ha il 20% in Assia e in Baviera e da noi non abbiamo un forte, autonomo movimento ambientalista. Poteva essere una alternativa alla crisi della sinistra, che non è solo italiana. La battuta di Salvini mi sembra una ritorsione dopo che gli era stato fatto notare quel tweet sfortunato in cui sorrideva tutta dentiera. Verso Belluno, quello. Sì, in viaggio verso Belluno, sorridente con la tuta come un turista diciamo della protezione civile. Non che quelli della protezione civile siano turisti, ma il suo atteggiamento era quello. Io credo poi soprattutto che bisognerebbe stare attenti ai disastri che invece gli amministratori, spesso per incuria o per non capacità, consentono come ad esempio territorio. In Sicilia. La cosa della Sicilia mi ha colpito moltissimo. Adesso poi dovremmo riuscire a collegarci con l'ex sindaco di Licata, che aveva fatto del non abusivismo, no, cioè della lotta all'abusivismo, una battaglia personale, e infatti non è più sindaco, diciamo, mi viene da dire.
Però ci arriviamo. Prima voglio sapere da Dell'Orco se veramente davanti ad una cosa di questo tipo, insomma, quanto lei, anche per suo carattere, per sua natura, ha apprezzato le parole di Salvini, gli ambientalisti da salotto? Ma io penso che il riferimento sia quanto hanno fatto i governi precedenti, ma in generale i cosiddetti ambientalisti, perché a parole siamo tutti ambientalisti e vogliamo la cura del territorio. Nella pratica, anche nelle precedenti legislature, non sono stati fatti seri stanziamenti per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Io sentivo prima Mercalli che diceva alcuni casi sono inevitabili, comunque, che capitino queste tragedie quando ci sono venti forti, questo tipo di piogge. Io però vedo che ormai non è più un'emergenza, perché sicuramente catastrofi di questo tipo non è che capitano spesso, però ogni anno nel periodo invernale ci sono le cosiddette alluvioni. Oggi in Veneto, Friuli, Sicilia. Sì. Prossimo anno sarà in qualche altra regione, io però spero di no. Questo ci porta dritti Dell'Orco a pensare che, essendo questo il governo del cambiamento, lo chiedevo anche prima all'onorevole Carabetta, uno si aspettava un vero cambiamento, no? Che proprio perché ogni anno ci confrontiamo con questo, il governo del cambiamento avesse messo dentro la manovra un sacco di soldi per far cambiare il destino di questo paese, per non piangere ogni anno i morti dell'alluvione o i morti del fiume che esonda. Insomma, questo governo cosa sta cambiando? Allora, diciamo che nella manovra probabilmente non ci sarà neanche bisogno di stanziarli, perché in realtà ci sono già dei fondi per le regioni, perché ci sono al Ministero dell'Ambiente. Oggi ho contattato il sottosegretario Micillo, che mi ha anche riferito alcuni aggiornamenti. Ci sono 300 milioni all'anno per un triennio, 900 milioni. Alcuni sono tra l'altro già stati erogati, altri dovranno essere erogati per il dissesto idrogeologico, da dare alle regioni e agli enti locali. E il Ministero dell'Ambiente si mette anche a disposizione nelle prossime settimane a dare il proprio contributo con i tecnici, perché spesso sanno, sono consapevoli, sì, comuni. Però questi erano fondi già stanziati, no? E altri che verranno stanziati. La domanda che le facevo io era, siccome lo stesso Salvini ha detto che ci vorranno 40 miliardi per rimettere in piedi questo paese, allora magari uno, invece di mettere 10 miliardi su una cosa, 6 miliardi su un'altra, dice: facciamo veramente la rivoluzione. No, questi soldi non sono già stati stanziati. E mettiamoci 15 miliardi sopra al risanamento di questo paese. Che fra l'altro crea lavoro. Il governo del cambiamento. Sono perfettamente d'accordo. E non sono già soldi che sono stati tutti stanziati. Una piccola parte, anche dal precedente governo, qualcosa è stato fatto. Però il grosso verrà stanziato. Questo triennio, questi 900 milioni, adesso sarà fatto. Ovvio, si può fare molto di più, però intanto iniziamo a partire. E poi sono d'accordo, ma invece di stanziare miliardi per altre cose, perché non ci si concentra sulla prevenzione, dissesto idrogeologico, sì, manutenzione delle strade e dei ponti? Ed è questa quello che stiamo facendo. Forse pensiamo a qualche TAV in meno e forse concentriamoci sull'esistente. Quindi prevenzione, dissesto idrogeologico e lotta a questo, e manutenzione questo dei ponti e delle strade. Ma dovete dire con chiarezza a Salvini qualche TAV in meno. Sì, ma penso che si sia convinto, anche vedendo quello che sta accadendo, cosa è successo a Genova, cosa è successo in questi giorni durante l'alluvione. Lei dice che sarà bene non farla la TAV. No. Quello ovvio che è ancora oggetto di un'analisi dei costi e benefici. Sicuramente non tutto andrà fatto. Alcune cose, anche guardando le priorità del paese, alcuni stanziamenti dovranno essere rivisti. Altre cose si porteranno avanti dove servono, altre però dovranno essere riviste. Vedo collegato l'ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano, ben trovato. Salve, buon pomeriggio a lei, ai suoi ospiti e ai telespettatori. Senta, sindaco, io continuo a chiamarla sindaco. Intanto come sta e che effetto le hanno fatto le immagini che tutti noi abbiamo negli occhi, no? Di quella casa nella quale hanno perso la vita, è diventata la tomba di 9 persone. Sicilia, proprio per la questo sua terra. Mi permetta di esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime. C'è ancora un disperso. Oggi è il giorno del dolore e ovviamente della riflessione. Poc'anzi, quando lei mi ha citato, parlando di abusivismo edilizio, ha detto: il sindaco ne fece una battaglia personale. Vede, mi permetterei di correggerla se le dico che io ho semplicemente fatto il mio dovere, ed è proprio strano e assurdo, e dovrebbe essere un momento di riflessione il fatto che io sono collegato qui a parlare con lei, perché ho fatto semplicemente il mio dovere in un sindaco, paese. Noi ci siamo già conosciuti e già visti, no, in questa trasmissione. Io le faccio riascoltare, non mi ricordo se
Quando noi ci siamo visti le avevo fatto vedere queste immagini, però noi qualche tempo fa eravamo stati a Licata. Perché certamente quando si parla di abusivismo si parla di sindaci, di amministratori che devono vigilare sul territorio, che devono, come dice il sindaco, fare il loro mestiere di sindaci. Però si parla anche di cittadini che magari devono modificare culturalmente l'approccio alla casa. Non è che siccome io mi fa piacere costruire qui, costruisco qui, poi si vedrà, poi arriva un condono. Le faccio sentire cosa ci avevano detto i suoi concittadini, sindaco, gli abitanti di Licata, intervistati qualche tempo fa. L'abusivismo è l'ultima cosa. Guardi, proprio, è l'ultima, anzi, ci ha dato a mangiare fino ad oggi. Hanno buttato più di 150 case. Si poteva trovare una strada migliore, farci pagare una senatoria, diciamo, mettere a regolo un pochettino queste case, magari fare cassa per i comuni. Quello doveva pensarci prima per l'abusivismo. No, adesso prima gli fanno fabbricare e poi gli buttano le case per terra. Di prendere la Sicilia, girarla, dare due colpetti per farla liberare, girarla e ripopolarla di un'altra specie. Bisognerebbe prendere la Sicilia e girarla. Sindaco, quanto c'è un tema anche culturale? È soprattutto un tema culturale e alla fine è quello che alcuni dei concittadini hanno espresso, il pensiero diffuso del fatto che la politica è stata silente per troppi anni, anche certe istituzioni non sono intervenute quando dovevano intervenire. Demolire a distanza di 40 anni, oggi a pagare, perché stiamo parlando di questi tempi, a volte 25-30 anni dall'ordine di demolizione, oggi a pagare sono solo i cittadini che sono responsabili di aver commesso l'abuso, ma probabilmente senso di giustizia vorrebbe che a pagare insieme ai cittadini ci dovrebbero essere tutti quella parte delle istituzioni che ha permesso tutto ciò e parte di una politica compiacente che l'ha scansato e ci ha consegnato questa triste eredità anche in termini culturali, perché quello di cui lei parla è ancora presente in Sicilia e non solo, perché certo, non è Licata terra di abusivismo, nemmeno la Sicilia, ma l'abusivismo è un fenomeno complesso che esiste in tutta Italia ed è stato mal governato dalla sindaco, lei che aveva politica vicino quando faceva la sua battaglia da sindaco, perché lei giustamente mi ha ricordato che lei faceva soltanto il suo mestiere, ma nel fare il suo mestiere quanti alleati aveva? Guardi, io ho avuto sempre solo la mia famiglia e qualche consigliere comunale che ha preso insieme a me delle offese e degli insulti, solo perché era diventato veramente difficile, anche l'aria che si respirava era pesante, allicata, perché era stato fatto passare il messaggio che demolire manufatti abusivi è una scelta politica, quindi il sindaco ha scelto di demolire. È chiaro ed evidente che non è così e questo ha messo... Lei ha demolito, sindaco, quanto? Io adesso, se non erro, credo che siano stati demoliti 90 immobili. Ma quindi Licata aveva un sacco di soldi in cassa? Perché prima, parlando con l'altro sindaco, ci diceva ogni casa significa circa 50-60 mila euro e se noi ne dobbiamo demolire 30... dobbiamo spendere un sacco di soldi e noi questi soldi non ce li abbiamo. A Licata eravate ricchissimi. Guardi, Licata, come tanti altri comuni, vive una triste situazione dal punto di vista economico finanziario con un continuo ricorso all'anticipazione di cassa. Le demolizioni e il costo delle demolizioni è una partita di giro, quindi tot in entrata, tot in uscita, perché il comune anticipa le somme, poi con azione di rivalsa sui cittadini ex proprietari degli immobili che hanno commesso l'abuso. Purché non siano nulla tenenti, perché in quel caso non rientri neanche di un euro, immagino, no? Assolutamente sì, ma nel caso di Licata, nella stragrande maggioranza, si trattava di seconde case. Sindaco, la fermo perché quello... mi richiede la linea Francesca Martelli. Francesca.
Sì, noi ci siamo spostati nella zona sotto sequestro a Casteldaccia. Vorrei farvi vedere, alla mia destra c'è il torrente Milicia, quello appunto che è esondato. Lì in fondo vedete una serie di abitazioni che, diciamo, sono quelle che siamo passati di fianco questa mattina sul terreno che ormai è tutto infangato. Vedete anche che ci sono dei tetti inclinati. Questo torrente che è esondato e poi ha colpito quell'abitazione, quella villetta in cui sono morte 9 persone, poi arriva fino al mare, quindi dall'altra parte della strada. Questo è il punto d'arrivo. Ci ha raggiunto questo signore, si chiama Francesco, è uno dei volontari che ha più esperienza nella protezione civile perché fa il volontario da 46 anni e abita in queste zone. Ci dice rapidamente se aveva mai visto un evento di questo tipo e poi qui siamo in Sicilia, da quando scatta l'allarme per delle piogge abbondanti, in quanto tempo voi riuscite a intervenire? Perché lei tra l'altro sabato ha fatto un intervento, adesso ce lo racconta. Sì, allora noi riusciamo a intervenire in circa mezz'oretta, il tempo di prepararci e arrivare sul posto. Poi questa piena così è stata negli anni 60 circa, così forte, ma non così proprio come era ora. Ora non l'abbiamo mai vista così una piena. Lei prima mi ha detto, nel comune qui di fianco, Altavilla, sabato sera, la sera della tragedia, lei è andato a salvare delle persone. Ci spiega qual era la situazione? Era tutto buio? Sì, era tutto buio. L'acqua qua sulla 113, vicino alla stazione, dal bivio alla stazione, era circa 1,5 metri. Le persone erano qua dietro di me, su quelle case che si vedono in fondo. C'erano 6 persone e le abbiamo tratte in salvo. Noi con i vigili del fuoco ovviamente e con tutte le altre forze dell'ordine. E queste persone dove stavano? Sul tetto? C'è l'acqua? A quale livello arrivava? Non erano sul tetto, ma la loro fortuna è stata che la casa si trovava sollevata dalla terra circa 1,20 metri, quindi loro avevano un 40 centimetri di acqua dentro la casa. E in quanti siete andati a salvarli? Fisicamente l'avete fatto a mani nude? Sì, ci siamo andate 2 volontari, eravamo, e 6 vigili del fuoco, più la polizia del commissariato Zisa che doveva con noi. Francesca, ringrazio il tuo ospite anche perché ci restituisce un'immagine che ci aveva già dato Mercalli, no? Cioè torniamo indietro e 50 anni fa più o meno succedeva quello che abbiamo visto succedere in Sicilia in questi giorni e anche nel resto d'Italia. Alessio? Sulla Sicilia c'è una dichiarazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Algeri. La Sicilia sarà tra quelle regioni per la quali andremo a deliberare uno stato di emergenza nel prossimo CDM. In settimana ha parlato di fondi aggiuntivi anche perché l'emergenza ha un costo e fin dal 1944 al 2012 per eventi straordinari il nostro Paese ha speso più di 65 miliardi di euro. Sì, che avresti messo in piedi il territorio se avessi fatto i dati un ufficiali piano si fermano al 2012 ragionato. Quindi non possiamo immaginare quanto sarebbe nei 6 anni che restano. Sindaco, mi dia ancora una mano, mi commenta e magari se vuole lo può tradurre in una domanda dell'Orco, io mi siedo e faccio l'ospite. Mi piacerebbe che fosse lei, Sindaco Cambiano, a fare una domanda dell'Orco a proposito del condono su Ischia. Guardi, innanzitutto, se lei mi chiama sindaco è un'appropriazione indebita di titolo. Mannaggia, vabbè, ex sindaco! Per concludere, perché mi piace sempre concludere quando inizio un concetto, il problema delle somme per le demolizioni, c'è il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti, al fondo di rotazione, oltre che una legge del 2017 prevede che una parte degli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati per demolire i... Quindi lei mi sta dicendo che se io li voglio buttare giù, li butto giù anche se il mio comune è in dissesto? Io le sto dicendo che c'è un problema, che è quello che i sindaci non possono essere lasciati soli ad affrontare un fenomeno così complesso, ma ci sono anche degli strumenti che possono permettere di affrontare delle emergenze e di mettere immediatamente in sicurezza i territori. Mi pare molto chiaro.
Guardi, io non sono abituato a fare le domande, non è mio costume. Ritengo che la sintesi giornalistica sia necessaria e magari voluta opportunamente. Non conosco la norma e il testo della norma inserito nel decreto Genova e quindi il cosiddetto condono di Ischia. Non so se di condono si tratti. Per quello che ho letto da testate giornalistiche si tratta di rivedere le pratiche ancora inevase di sanatoria, richieste di sanatoria in seguito ai condoni, all'ultimo condono del 2003, con regole meno stringenti, esatto, che dovrebbero risalire al condono 1985. Ma siccome ritengo che non sia ancora una legge, ma sia ci sia una discussione in corso, da quello che ho ben capito, spero si possa fare. Spera che cambi, mi pare chiaro il ragionamento. No, guardi, io spero solo che non passino messaggi distorti ai cittadini e non passi il messaggio che la legge non sia uguale per tutti. Questo è un principio. Mineo e poi Dell'Orco. Mi perdoni, Sindaco, la fermo perché sennò non sento gli ospiti in studio. No, prego, no, guarda, la situazione è semplice in fondo. È vero che ci sono un sacco di persone che aspettano una risposta e perché sulla base di leggi sbagliate hanno potuto chiedere condoni, è giusto? È anche vero che quando non arriva la risposta si intende il condono rifiutato. Quindi quelle situazioni sono già illegittime. Io nella scorsa legislatura, avevo presentato un disegno di legge in Senato per un'anagrafe del territorio. E in questo disegno di legge era anche previsto che si verificassero tutte queste situazioni in sospeso, eventualmente tramite un pagamento si sanassero quelle cose che erano sanabili e si abbattesse immediatamente il resto. Dov'è il vulnus del decreto dei 5 Stelle, che riprende forse una cosa che era stata criticata della mia proposta? E sta nel fatto, intanto, che lo infila nell'emergenza di Genova. Poi, come diceva l'ex sindaco, chiedo scusa, non è un provvedimento erga omnes, ma solo per Ischia, stranamente collegio elettorale del vice premier Di Maio. In terzo luogo, ho finito, la domanda è... Ma è possibile che si riaprano i termini persino del condono Craxi dell'85, quando lei lo sa meglio di me? No, ma non anzi, c'erano... si fa riferimento espressamente a quella legge che, come sappiamo, è quella che ha le maglie più larghe, sì, rispetto ai condoni successivi. Sì, perché non c'erano le tutele del territorio. Dell'Orco. Bravissimo. Allora, vorrei solo completare quanto anche ha detto Conte pubblicamente, oltre alla Sicilia, naturalmente, questa settimana il Consiglio dei Ministri darà lo stato di emergenza anche per il Veneto, il Friuli, c'è già l'accordo con entrambe le regioni, 60 milioni di euro al Friuli e 159 per il Veneto. Insomma, per le prime emergenze e anche per la lotta al dissesto idrogeologico. Venendo al tema, che tanto per cambiare, di cui si parla, perché è stato inserito anche quella norma, richiamo quello decreto Genova / emergenze. Si parla anche di emergenza perché lì c'è stato un terremoto, quindi si sta parlando anche di case che sono venute giù e gente senza più la casa. Quindi non è che si sta parlando di condoni che volano così a caso. Condoni fatti in precedenza, domande che non sono mai state, poi non gli è mai stata data risposta. Ora diciamo, entro 6 mesi va data risposta. Quello che state fatto partire da un attimo tipo solo. Di condono, quindi, che quello vuole sì, mai ho capito larghe. Perfettamente. Entro 6 mesi si dà la risposta, che non vuol dire che sia per forza positiva, potrebbe essere anche negativa, uno. Secondo, ammetto che, come è arrivato inizialmente il decreto, aveva le maglie un po' troppo larghe e infatti è stato modificato anche alla Camera, sia anche grazie all'opposizione e naturalmente anche grazie alla maggioranza, se mi permettete, ed è stato migliorato, sono stati fissati alcuni paletti, quindi un po' più restringente sulle volumetrie fuori norma. È stato messo che il commissario straordinario può dire no, lì tu non vai a ricostruire, ti diamo i rimborsi, ma se non ricostruisci lì perché è troppo pericoloso. È stato richiesto il rispetto degli enti preposti alla tutela del territorio, sovrintendenza, eccetera, di cui ha parlato, sentivo Carbetta, mio collega, anche prima. Quindi ulteriori paletti, poi si può discutere, forse andavano fatti ulteriori paletti, ok, si può discutere politicamente di tutto, però una risposta a persone che gli ha crollata la casa, secondo bisognava me qualcosa darla, dava... su questo non c'è dubbio. Dopodiché, in un paese come quello che abbiamo rappresentato, rimettetemi lì la piantina dell'Italia fatta questa mattina dal Corriere della Sera, con quel livello di abusivismo e con quel livello anche
culturale, no? Di difficoltà, certo, a capire qual è la regola e a comportarsi di conseguenza. La sola parola condono, francamente, è una parola che deve diventare in questo paese una parolaccia. Certo. Ci vediamo tra pochissimo, andiamo in pubblicità.